Domenica si vota il referendum. Abbiamo sentito qualcosa che non ci tornava. Vogliamo raccontarvi la nostra versione. Ehi, questa è la storia di come la realtà di patata capovolta sotto sopra si è andata. La realtà di chi a me e a te crede di poterci prendere per il fondo liberalizzazioni, privatizzazioni, what is the soluzioni? 11 novembre, referendum popolare, operazione sporca da sciacallo radicale. Quello che si crede è fuori dal sistema e poi fa la campagna con i soci di D'Alema che sparano le stesse balle che a ripetizione raccontano i giornali di Caltagirone. Arriverà il privato a salvarci dagli sprechi dello Stato, puoi contarci. Questo è il ritornello di interessi milionari a mettere le mani su vetture binari come in Umbria, a Firenze, dove hanno già il privato. Stesse carenze, ma il biglietto è aumentato. Ma basta che fai prendere lo 039, nessuno te lo dice, ma è il privato che lo muove. Soggetto per le linee della Roma DPL, azienda privata, ma miseria per quelle. E tu racconti vecchia benzina che manca, ma è colpa dell'ATAC, pensa la gente sacca, perché che quello è privato, non ci sta scritto sulla tua esasperazione, fanno profitto! Siamo tutti stanchi ed esasperati per questo servizio che non funziona, ma non funziona perché è stato abbandonato per anni, sono 10 anni che non ci sono più investimenti, i vincoli di bilancio, i sacrifici necessari sempre per noi, per gli stessi, per chi lavora, per chi deve prendere un mezzo pubblico. Hanno fatto sì che la flotta dell'ATAC invecchiasse sempre più, gli autobus bruciano, le assunzioni sono bloccate. Si parla tanto dei 12.000 dipendenti di ATAC, non si dice che a Milano, che è un settimo della superficie di questa città, ci sono 10.000 dipendenti. È il livello minimo per garantire un servizio adeguato. E ora raccontano che per risolvere la situazione dobbiamo regalare il servizio a qualcuno che ci speculerà, come d'altronde già succede. Non facciamoci abbindolare dai radicali che fanno i diversi, fanno i nuovi, ma poi se la fanno con i Renzi, i Calenda, che hanno detto esplicitamente di votare sì. Noi vogliamo un vero cambiamento. Per i profitti di pochi. Votiamo no. Per i diritti di tutti. Votiamo no. Contro lo status quo. Votiamo no. Perché cambiare si può. Votiamo no. Grazie. Mi raccomando, domenica. Votiamo no e continuiamo la lotta. Certo, certo. Grazie signori per tanta attenzione. Grazie a voi. Ma il dipendente ATAC è un privilegiato. Sì, perché il confronto lo fai con il disoccupato, con il lavoratore a nero, quello straniero pagato zero. Chi è un privilegiato? Chi passa 6 ore di fila in un treno sotterrato? Chi guadagna 1.500 al mese per pagare l'affitto e le spese? Chi con quei soldi ci porta avanti la famiglia e neanche quando vuole le ferie si piglia? Chi guida per ore tra le strade di Roma, tra buche e voragini come un muro da Soma? 30 giorni in media di ferie arretrate, ti entra nel midollo, son patologie accumulate. Forse fratello ti sei bevuto la storia che avere un diritto è un regalo, una gioia. Votiamo no, non per lo status quo, ma per veri cambiamenti, assunzioni, investimenti, l'impegno degli utenti, il protagonismo dei lavoratori coscienti. E a chi sul servizio pubblico vorrà speculare, gli opporremo forte controllo popolare.